meritatamente, con un, posso dirlo adesso, con un calciatore davanti che fa sempre la differenza, con uno Strefezza che quest'anno ha trovato la sua incoronazione, con un Di Mariano che ha spinto, con un capitano che oggi abbiamo visto che ha dato la forza di dire andiamo là, crediamo là che dobbiamo tornare in Serie A. Il Lecce è tornato in Serie A meritatamente. Serie A, Serie A, il coro di Via del Mare. Una cavalcata cominciata malissimo, 0-3 a Cremona. E tra poco la raccontiamo con calma, perché seguiremo la festa e la premiazione della squadra più forte di Serie B, che va in Serie A da prima in classifica, va in Serie A con le sue forze, va in Serie A dopo aver conquistato questa corsa un metro per volta. E questo signore qua ha dei grossi meriti, ha tenuto la squadra calma quando sembrava in un attimo di difficoltà, sa come si vince perché l'ha già vinto, l'ha vinto da giocatore a Lecce, l'ha vinto da allenatore a Lecce, una serata per lui penso indimenticabile, questa città gli deve molto a questa persona. Lo scorso anno da allenatore della Regina, con un due pari su questo campo, spense di fatto i sogni di promozione diretta del Lecce, è tornato una volta giocatore con Mazzone, questa volta da allenatore, due promozioni a Lecce per un uomo che ha scritto la storia del club. È la decima promozione in Serie A, tutti sotto la curva. Ha mantenuto la calma Baroni anche in questa settimana che è stata complessa per mille ragioni, per il primo match point buttato via Vicenza, e sappiamo perfettamente come Luccioni, come detto più volte, uno dei tre che era retrocesso e uno di quelli che comunque se l'era anche presa con Maier la promozione con Liverani, ed è la terza ascesa in Serie A della sua carriera, perché c'era andata anche con il Benevento Luccioni. Gabriel, terza promozione pure per lui dopo Empoli e Carpi, non in quest'ordine. Ci sono gli specialisti, ma ci sono anche quelli che se la stanno godendo per la prima volta. Sarà un lungo elenco da vivere con calma dopo. Sarà una lunghissima notte a Lecce, secondo me una lunghissima estate. Una lunghissima estate, una gioia indescrivibile che magari i giocatori che non hanno mai vinto il campionato oggi sanno cosa vuol dire giocare in una squadra importante come, come Lecce, e raggiungere un obiettivo che non è mai facile. E sicuramente si godranno tutto questo finale di stagione, gli allenamenti che saranno ancora due, e poi ci sarà da festeggiare in giro per la città. Per la cronaca, il Lecce in Serie A ci va con la Cremonese che ha vinto a Como 2-1 ed è finale con il Monza caduto a Perugia. Ma questa è solo cronaca, solo dettaglio per il popolo giallorosso, che quello che voleva sapere è venuto a viverselo allo stadio, se l'è vissuto anche con noi di fronte ai monitor, e adesso torna a fare festa. Due anni fa la grande delusione per un sogno chiamato Serie A, preso dalla squadra di Liverani con una doppia promozione del tutto inattesa, e un campionato, quello vissuto in massima serie con mercato a stravolgere tutto a gennaio. Adesso però questa squadra va su con consapevolezza e con un DS coi baffi. Espertissimo del, un, diciamo, un decano, no? Uno che sa come muoversi, uno che sa come costruire una squadra per raggiungere la salvezza in Serie A. Ma è con una città che abbiamo visto che il pubblico è estremamente da Serie A, perché abbiamo già detto a Lecce, quando le cose vanno così così ce ne sono 15.000, se no ci sono 25.000 come stasera, perciò la città lo merita tantissimo. Questo popolo l'anno prossimo tornerà in questo impianto per vedere le partite di nuovo contro Juventus, Milan, Inter, le grandi del nostro campionato, e l'elenco lo sapete, è inutile ripeterlo, però fa sempre un certo effetto accostare il nome della squadra per cui si fa il tifo ai nomi altisonanti
E poi ti dirò, sarà bellissimo vedere Coda giocare in Serie A. Così gol li fa lì. E adesso parleremo anche di lui, premiato come miglior giocatore del torneo, vincitore per 2 anni di fila della classifica cannonieri. La storia della Serie B ci insegna che generalmente chi ha il capocannoniere sale in Serie A. L'eccezione è stata lo scorso anno, si è ripetuto. Ma è uno che segna con grandissima facilità, un giocatore che, ti dirò, non è neanche egoista, perché quando arriva là cerca compagno messo meglio, non cerca mai di strafare, è un professionista a tutti gli effetti, è un giocatore che è ben voluto perché è un bravissimo ragazzo e, devo dire la verità, si merita tutto quello che ha. Anche lui aveva già fatto la promozione col Benevento, è tornato in Serie A adesso con il Lecce, perciò si toglierà tante soddisfazioni. Sempre per dovere di cronaca, e poi ci rituffiamo nella serata di Lecce. I playoff vedono Ascoli Benevento, Brescia Perugia, la vincente di Ascoli Benevento contro il Pisa, che ha chiuso terzo, e il Monza ha chiuso quarto. Sai, il Pisa ha tolto i playoff al Frosinone, è entrato il Perugia che a pari punti ha battuto in casa il Monza. Diciamo che oggi sorprese ce ne sono state, no? Perché il Monza sembrava potesse avere una partita un po' più facile, la Cremonese sembrava avesse perso la Serie A in casa con l'Ascoli domenica scorsa, perciò insomma c'è stato un gran finale di campionato. E adesso a prendersi l'abbraccio dei 26.000 e oltre che sono arrivati fin qui, ci sono anche gli applausi, perché due parole su Pordenone vanno dette, gli applausi di 20 tifosi contati uno a uno che sono arrivati da Pordenone con la squadra retrocessa, che hanno accettato di vedere la partita da un angolo un po' più alto dello stadio per dare tutto il settore ospiti a chi sognava di essere qui e che adesso accetta di star lì a vedere Lecce, ad applaudire la formazione più alta della Serie A. Auguriamo un ritorno in Serie B anche a una delle formazioni, delle tifoserie, delle società più sportive che abbiamo vissuto in questi anni. Quello sicuramente, eccoli qua. Li inquadrano. Io penso che aver fatto una trasferta così lunga per andare a vedere una squadra retrocessa, dovrebbero prendere questi tifosi il prossimo anno e regalargli l'abbonamento a Pordenone. E stanno applaudendo il Lecce, perché il Pordenone è già sotto la doccia da un po'. Sai, quando tu, hai detto te, quando affronti una trasferta così vuol dire che hai anche dei valori dentro importanti, e vuol dire riconoscere la squadra più forte del campionato, l'applauso quando passa sotto di te. Ti ripeto, se fossi il presidente del Pordenone a questi 20 regalerei l'abbonamento il prossimo anno. Sulla scorta di quanto fa la Roma con i 166 che erano a vedere il 6-1 contro il Bodo Glimt, che andranno a Tirana alla finale di Conference League che trasmetteremo su DAZN con viaggio offerto dalla società. Ma adesso è un altro giallorosso quello che c'è negli occhi, è quello del Lecce che carica ancora l'ambiente. È realtà la Serie A, decima promozione per la squadra leccese. Si parlerà di programmi, si parlerà di giocatori in arrivo, si parlerà di come difenderla questa categoria. Non stasera, stasera non si parla di questo, stasera si parla della grandezza di una squadra che secondo me ha anche saputo leggere più delle altre i vari momenti del campionato, capendo che quel punto, anche il singolo pareggio, poteva fare la differenza. Continuità è la password per decifrare la stagione del Lecce. Ma sicuramente, se poi andiamo indietro, riavvolgiamo il nastro di un anno, se questa squadra, quella dell'anno scorso, avesse saputo leggere le partite anche in casa magari, no? Portarsi a casa 2-3 punti in più invece che perdere 5 gare, poteva festeggiare la Serie A con un anno di anticipo. Qua c'è tutto, dobbiamo fare i complimenti, perché il presidente Sticchi Damiani ogni anno a questa città regala una squadra almeno in Serie B da potersi giocare il campionato, e spesso e volentieri negli ultimi anni l'ha vinto. 3 promozioni in 7 anni. Sono tantissime, perché vuol dire che in 7 anni si è anche retrocesso, per sempre la voglia di rimettersi in corsa, di rimettersi in discussione per portare Lecce in Serie A. Questo è un applauso che faccio personalmente al presidente. E un direttore sportivo che può sbagliare un anno in Serie B, 2 non li sbaglia, perché ha corretto magari quelle lacune che c'erano l'anno passato. E anche nelle interviste che ha rilasciato nei giorni scorsi Sticchi Damiani, che adesso va a prendersi l'affetto e l'amore della curva, ha detto: siamo più pronti rispetto
a quando siamo saliti con Liverani. Siamo più pronti anche a gestire la Serie A, anche per un discorso di bilancio sempre più preciso, e che si preparino le squadre di Serie A, perché giocare in questo ambiente non sarà semplice per nessuno. La festa della famiglia Lucioni, uno che sa come si fa, uno che aveva conti aperti da sistemare con la storia. I promossi con Liverani sono rimasti tre, contando anche Bleve, Lucioni Maier con Gabriel erano i retrocessi. Baroni invece prende la sua seconda promozione in Serie A dopo quella con il Benevento. Lucioni si è fatto Serie C, Serie A col Benevento, Serie A con il Lecce. Gabriel, ormai lo specialista, Carpi Empoli, sempre tra l'altro da primo in classifica, perché Lecce ha vinto il campionato. Anche Tuia si è fatto col Benevento Serie A. Con coda.